DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Michael Bublé su Radio DJ, era Everything. Stavo guardando che ore sono, però sai che faccio fatica io a leggere l'orologio digitale, perché confondo sempre quell'orologio lì che ci hanno messo, che pure è tecnologico, con quell'altro che ci conta la durata degli interventi, certo. Oppure quell'altro che ci indica la data, quell'altra roba lì che ci indica la temperatura. Sì. Sai cosa ci vorrebbe? Quell'orologino che avevamo in diretta, nella diretta vecchia, l'Oregon. Quello piccolo giallo, sì, l'Oregonino, sì, così. Sì. Sai, certo. Cosa faccio quasi quasi? Ne prendo uno coi punti della fila. Con i punti? La fidati. Hai i punti del supermercato. Non c'hai la fidati? Ce l'ha la fidati? No, non ce l'ho la fidati. Ce l'hai ma non ce lascio l'ho, a casa. Ma la lascio a casa. Ce l'hai e te la dimentichi. Anche ieri sera alle 21, alle 20:50. Ogni che è finito il latte, 20:50, esci, vai, prendi, sì, il latte. Il latte magari prendi mezzo punto, ma se, sì, fai una spesa importante prendi tanti punti. Già che c'ero, ho preso anche una tavoletta di cioccolata. E buttala via. E buttala mangiata via. Già o... No, 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 un pezzo, un quadratino. L'ho preso quello più cattivo apposta. Più cattivo in che senso? No, cattivo, quello più fondente. Ah, proprio più è più buono. È buono, è buono, ma non ti invita proprio a consumarla tutta. Questo è vero. Beh, invitami a metterlo, lo mangio io tutto quanto in 5 minuti. Vuoi mettermi il Lindt con le noccioline dentro? Sono due cose diverse. Due diverse. Vanno, beh, per momenti diversi. Sì. Ma la no, tessera casa, ce l'hai casa, tu? Io ce l'ho a casa mia, ma la usa Carlotta, perché è lei che va la spesa prevalentemente. E avremo, va sempre. Avremo il 400.000 punti. E a casa mia in questo momento non si parla d'altro. Cioè, i bambini a scuola possono anche andare malissimo, che chi se ne frega. Ora in onda Casarinetti speciale, i punti del supermercato. Casarinetti speciale, i punti del supermercato. In studio la signora di Molfetta, Carlotta. Perché non la fai normale se la vuoi fare questa sigla? Che non si capisce niente. A me piace farla che non si capisce. È ermetica ormai. Va bene. No, è... Perché cosa è successo? Che questi punti tu li accumuli per tanto tempo, poi prima o poi dovrai anche farli valere. E c'è gente che magari ne ha tanti da... Sai quella storia anche delle mille miglia, delle compagnie, certo, aeree? Certo. C'era un articolo un po' di tempo fa che diceva che se tutti quelli che hanno accumulato miglia per fare i viaggi aerei le facessero valere in contemporanea, tutte le compagnie aeree del mondo fallirebbero all'istante. Urca, perché non sarebbero in grado di sostenere, certo, questo, beh, questa storia, spesa finta. Come se tutti noi che stiamo ascoltando ritirassimo in questo momento tutti i soldi dalle banche. Sì, sì. Sì, certo. Le banche fallirebbero, insomma. Sì, assolutamente. E con i punti di risparmio dell'S lunga, ma di qualunque altra, o poi li fanno tutti i negozi anche, no? Sì, 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 la farmacia. Io la faccio con la farmacia. Sì, sì, io, sì, ho tutti gli aerosol possibili. Bravo. A ultrasuoni, a quello normale, allora, quello che fa. Quello... Li fai con la farmacia, non li puoi fare con l'S lunga. Mi dimentico la tesserina. E poi non vado sempre lì. Ah, ecco, okay. Sono un po' mignotta. Cioè, vai una volta lì, una volta la UNES, una volta la COP. No, ma anche prediligo la piccola bottega. Ah, okay, okay, prediligo, okay, la piccola, mi piace. Beh, di comunque più. Comunque ti dicevo, a casa mia c'è il panico in questo momento, perché ci hanno comunicato che tutti i punti che uno ha accumulato devono essere spesi entro, mi pare, Pasqua, una cosa del genere. Quindi tutte le sere la stessa scena, mentre ceniamo, finiamo di mangiare. Catalogo? Senti, allora cosa prendiamo? Ma abbiamo già preso tutto praticamente, abbiamo preso il frigorifero per il vino. Allora, abbiamo preso il frigorifero per il vino. Frigorifero. C'è una specie di cantina, quindi. Sì, ma c'è, ma tutto, fantastico. Sai che la prossima volta porto anch'io la tessera. Abbiamo preso il barbecue, abbiamo comprato le videocassette per i bambini. Il barbecue. Ma c'è tutto. Hai preso il barbecue. Ci sono le macchine. Ti do una testata. Ci sono le macchine. Come le macchine? Ci sono le macchine. Come la... Casualmente della Citroën. C'è uno sconto, davvero? Una cosa del genere per la C1. Bello. Credo. C'è bello. Qualunque cosa. Il beh, problema è che appunto quando hai tanti punti e hai già preso tutto quanto, diventa un dramma. Sì, ok, voi direte, li puoi scaricare. Puoi scalare dalla spesa. Dalla spesa, ma non c'è gusto. Non c'è gusto perché è un il gioco. Il bello del punto è il gioco. È un gioco, è un guarda gioco. Questa roba qua, l'ho presa con i punti. È giusto. Come giusto, da piccolo. Come... Io facevo la raccolta dei punti del formaggino mio e mi davano le cose che si attaccavano sulle piastrelle. Come l'ercolino sempre in piedi, sempre mi piedi. Susanna tutta parte. Sì. Papi, tu la linea. Ma la linea non ti dava no, niente. No, ma non lo so, fa niente. Era per testa ricordare quella roba lì. No, ma e dal benzinaio li fai anche i bollini? Non fare come Amadeus negli anni 90, no. Cosa faceva? I bollini. I bollini. L'ho visto io che facevo i bollini col Mercedes. No. Niente bollini. No, per quanto sono abbastanza fedele al benzinaio qui sotto, finché non lo chiudono, perché è l'ultimo benzinaio rimasto rimasto in città, a Milano, credo. certo no, la nuova bollini. Tendenza è che le macchine vanno ad aria. A Milano non per ci fare sono. Benzina si va in Svizzera, sì, o in Libia, fuori quelli che dalla abitano cerchia. In Sicilia, o in Grecia, quelli che abitano in Puglia. Io sono abbastanza d'accordo, peraltro, perché sì, comunque certo, rompono, cioè deturpano un po' il paesaggio, ma ho comunque beh, ce ne sono di cose che deturpano, che deturpano di più del benzinaio, quello è vero, quello è vero. No, c'è gente che invece vive soltanto per questo. Volevo stare un mio amico di cui non farò il nome, Gabriele Corsetti.
corsetti, corsetti del trio Medusa. Il trio Medusa, sì, quei tre delle Iene. Allora, qual è delle Iene? Quello non alto. Quello pettinato come il batterista dei Pooh, non quello basso, quell'altro, quello col pizzetto un lui, po' più sono biondo. Anni che va in vacanza soltanto in posti dove può andare grazie ai punti che ha raccolto con l'American Express. Eh beh, ma è questo vero. Però lo costringe a usare quella carta di quella credito carta praticamente lì. Sempre dappertutto, comunque. Dappertutto. Che prendi cappuccino, brioche. Le Vigorsol. Posso pagare con la carta? Con la carta, c'ho la Amex. La Amex d'oro. Amex all'Italia. Però diventa un lavoro. È un po' sì, è un po' un lavoro. Perché quando, ti spiego lo scarto che cosa sì. lo fa. Quando tu, per esempio, come Gabriele, vuoi fare volo e albergo. Ma sì, ma poi con le carte cioè, di credito. L'albergo con la sì, ma c'è il, c'è il pacchetto proprio. È ma è estenuante quello lì. È perché è, funziona. È fruibile solo dal 2 al 19 aprile del 2008. Perché in realtà Gabriele si chiama Gabriele, ma dovrebbe chiamarsi Furio. Eh sì, Furio Magda Dubbiadori? E allora, Magda, ma cosa stai facendo? Stai pagando in contanti? Perché è vero, ma siamo, lui. Siamo forniti di carta di credito. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.